Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta ricotta e pere. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 60 minuti. Gli ingredienti sono, per le basi, zucchero semolato, farina, burro morbido, nocciole pelate, cacao, uova. Per la farcia, zucchero, panna, gocce di cioccolato, pere, ricotta, essenza di rum. Per lo sciroppo, acqua e zucchero. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale l'acqua e lo zucchero e facciamo cuocere per 6 minuti a 100 gradi, velocità 2. Il nostro sciroppo è pronto. Adesso andiamo a irrorare le nostre pere e le lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e macerare per almeno un'ora. Nel frattempo andiamo a riporre la panna e la ricotta in frigo per evitare ulteriori sbalzi di temperatura. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, andiamo a polverizzare lo zucchero per iniziare a preparare la base del biscotto. Quindi versiamo lo zucchero e lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10. Adesso andiamo ad aggiungere le nocciole e le andiamo a polverizzare assieme allo zucchero a velo per 10 secondi a velocità 10. Andiamo a verificare ed eventualmente ripetiamo il procedimento per altri 10 secondi. Riuniamo sul fondo un po' lo zucchero e andiamo a ripetere l'operazione per altri 10 secondi. Sempre a velocità 10. Adesso aggiungiamo le uova il burro morbido la farina e il cacao e andiamo ad amalgamare il tutto per un minuto a velocità 6. Bene, adesso andiamo a versare metà del composto in uno stampo a cerniera rivestito con carta da forno bagnata e strizzata. Lo andiamo a infornare a 180 gradi per 15 minuti. Ripeteremo l'operazione due volte. Adesso andiamo a preparare la farcia. Iniziamo a polverizzare lo zucchero
per 10 secondi a velocità 10. Adesso lo zucchero a velo lo mettiamo da parte in una ciotola e andremo a montare la panna. Adesso andiamo a montare la panna, posizioniamo la farfalla all'interno del boccale, versiamo la panna ben ghiacciata. Andiamo a chiudere col coperchio senza il misurino e la montiamo in 2 minuti a velocità 3. La nostra panna è montata, adesso andiamo ad aggiungere lo zucchero e la ricotta che abbiamo uscito dal frigorifero. Quindi andiamo ad aggiungere lo zucchero a velo. E la ricotta. Andiamo ad amalgamare il tutto per 20 secondi a velocità 3, sempre con la farfalla inserita. La nostra crema è pronta. Adesso andremo ad aggiungere il rum, le pere sgocciolate e le gocce di cioccolata. Adesso andiamo ad aggiungere l'essenza di rum. Le gocce di cioccolata. E le pere che abbiamo sgocciolato. E andiamo ad amalgamare il tutto per 30 secondi a velocità 2. Il nostro composto è pronto, andiamo a posizionarlo sopra la base del biscotto. Adesso andremo a versare il composto sulla base del biscotto. Adesso andremo a mettere sopra l'altro disco per chiudere la nostra torta. La nostra torta è quasi pronta, andiamola a riporre in freezer per almeno 12 ore. Torta di ricotta e pere. Grazie e alla prossima ricetta!